Lei dice fare rete al sud per creare un prodotto turistico che manca in questo momento. Sì, allora fare rete al sud per creare prima di tutto un prodotto turistico e sinergie territoriali. Gli imprenditori che sono presenti in questa sala oggi praticamente dimostrano l'attenzione che hanno nei riguardi di questa rete, la rete Destinazione Sud. Oggi per competere sui mercati non è necessario solo avere il mare, il sole, la bella struttura, bisogna coniugare tutto questo, farlo diventare sistema e creare prodotto. Il prodotto non può essere la vendita di un albergo e non lo è. Chi conosce e conosce tecnicamente cosa vuol dire prodotto turistico sa che un prodotto turistico è un insieme di più fattori: albergo, territorio, ospitalità, risorse, benessere, accoglienza, ma soprattutto anche tutto ciò che ha a che fare con il mondo monumentale, culturale, enogastronomico. Ecco, noi ci poniamo questo obiettivo, ma l'obiettivo primario è quello di creare un'aggregazione che possa funzionare a livello sud Italia, perché oggi bisogna uscire dalla miopia dei piccoli schemi e dalle beghe locali e soprattutto dall'incapacità di fare sistema. Bisogna lavorare tutti insieme per creare e far creare prodotto e soprattutto opportunità di sviluppo al nostro sud. Su questo noi puntiamo tutta la nostra attività e come vedrete gli imprenditori che sono presenti hanno sposato questa causa. In questo momento abbiamo imprenditori presenti di 6 regioni italiane, abbiamo quasi tutti i presidenti delle Confindustrie Turismo del Sud Italia. In parte sono già tutti come soci fondatori di questa rete, i presidenti delle Confindustrie Turismo del Sud Italia, ma avremo anche l'opportunità di far conoscere imprese eccezionali che hanno la volontà di creare sviluppo e soprattutto occupazione in questi territori. Esempi da seguire nel Sud Italia sono di sicuro la Puglia e la Sicilia, che in questi anni hanno attivato delle politiche di promozione e valorizzazione volte a far conoscere i territori nel mondo. Bisogna aggregarsi a questo. Assolutamente sì, tra le altre cose sono loro che si sono già aggregati a noi. La rete Green Road, la rete delle imprese green della Puglia, è parte integrante della nostra rete Destinazione Sud e tutte le tematiche della rete Green Road sono con noi sviluppate e seguono una dei turismi che la nostra rete intende proporre sui mercati internazionali. Che giudizio dà la legge regionale sul turismo appena approvata in regione? È una legge che, come ho già avuto modo di parlare con l'assessore Sommise, è una legge che va un attimo valutata, i decreti attuativi devono essere valutati bene, bisogna analizzare bene come vengano creati gli ambiti turistici territoriali, perché sugli ambiti turistici territoriali si gioca la partita. Se si sbaglia l'ambito turistico territoriale, il polo che ne viene fuori successivo potrebbe non essere idoneo a garantire uno sviluppo del territorio, ma soprattutto una valorizzazione di quei territori.